Ciao ragazzi, se hai aperto questo video è perché vuoi sapere qualcosina in più su come migliorare la resistenza. Io sono Mario, il coach, voglio provare a spiegartelo, quindi rimani collegato. Pronto? Allora, che dire, la resistenza, innanzitutto voglio dirti perché oggi parlo di resistenza. Chi segue il mio canale già lo sa, perché io ho aperto un canale Telegram. Questo canale Telegram è nato esclusivamente per i sondaggi, quindi sei tu a scegliere il coach che cosa deve fare ogni fine settimana. Ed oggi, domenica 1 dicembre, che sto ancora registrando, un po' in ritardo, ma ci voglio provare lo stesso, un po' di impegni personali, voglio spiegarti che cos'è il concetto della resistenza, quindi come migliorarla. In base a questo sondaggio, dategli un'occhiata, sto in silenzio. Ecco, in base a questo sondaggio tu hai scelto come migliorare la resistenza. Io avrei scelto la postura, perché oggi 9 su 10 siamo tutti così, ma questo è un altro discorso. Però un video che voglio trattare magari insieme a una persona un po' più esperta di postura, no? Che ne pensi? Sarebbe interessante. Se ti piacerebbe un video del genere, magari prova a scrivermi, io mi metterò in movimento. Allora, che dirti? Il concetto della resistenza ovviamente è ampio ed è anche complesso. Se vogliamo parlare in termini agonistici, se vogliamo parlare in termini di formule, se vogliamo parlare in termini di metodi, in termini di numeri, percentuali e tutto quello che è connesso ad un agonista. Come puoi capire se la tua resistenza sta migliorando? In realtà è molto semplice. Se tu hai un percorso da percorrere, quindi in questo caso parliamo di corsa, che è la cosa più semplice e che si applica un po' a tutti, se hai un lungo percorso, un lungo o breve percorso, che tu prima affrontavi con molta fatica, arriverà quel momento che lo farai senza appunto creare il debito d'ossigeno. In quel momento ti sei accorto che hai migliorato la tua resistenza. Quindi questo è un concetto molto semplice da capire, se stai migliorando oppure no, non c'è bisogno di nessun scienziato su questo, ok? Lo puoi valutare tu stesso. Che dire, esistono poi tantissimi altri esempi che posso portarti, ma oggi su come migliorare la resistenza ti voglio dare degli esempi pratici. Il primo esercizio, quindi elemento che ti posso dare, è il salto della corda. Approfitto per dirti che ho creato un tutorial dedicato a questo, sotto trovi il video in descrizione, appunto su come saltare la corda. Imparala se non l'hai mai fatto, quando la imparerai ti accorgerai di avere un elemento in più. Se hai qualche domanda oppure vuoi conoscere qualcos'altro, mi scrivi sotto. Allora, che dire, la corda è uno di quei metodi che migliora la resistenza, infatti la vedi applicare su diversi atleti, d'accordo? Il massimo atleta che usa la corda oggi è il pugile, fantastico, il pugilato, su un altro discorso. Allora, che dire della corda? Aumenta moltissimo la frequenza, perché se appena tu inizi ad utilizzarla, specialmente se non l'hai mai fatto, questo saltellare continuo ti accorgerai che aumenta molto la frequenza cardiaca, quindi crea dei picchi, e se tu non sei abituato ti accorgerai che dopo soli 10, 15, massimo 20 secondi avrai già il fiatone. Ecco perché è un ottimo elemento, ma anche qui bisogna stare molto attenti se hai problemi alle articolazioni e quant'altro, ma questo è un altro discorso, mi scrivi sotto per qualche dubbio. Un altro esempio, o meglio metodo, che ti posso dare, per esempio in questo caso è un protocollo che viene chiamato Tabata, il Tabata Training. Il Tabata Training, in breve, si tratta di un metodo che va 20 secondi di esercizio e 10 sono di recupero. Ti approfitto per dirti che nel mio canale c'è una sezione video dedicata proprio al Tabata Workout, dove ci sono proprio degli allenamenti completi, quindi vai a dargli un'occhiata, c'è il tempo musicale che ti può accompagnare in questo. Quindi il Tabata, anche questo, basandosi sul tempo, quindi che ti dà un tempo prestabilito, quindi non sei tu a decidere quanto tempo devi allenarti e quando fermarti, è appunto questo metodo. Infatti questo metodo è ben studiato ed è applicato sotto tutti i campi agonistici e non. I miglioramenti ti assicuro che sono tantissimi. Si può partire anche con soli 5 minuti previo riscaldamento. Sul riscaldamento ne ho parlato molto, cercati qualche video nel canale, vedrai, sono molto interessanti. Un altro esercizio o elemento che ti posso dare è questo, attenzione, perché qualche allievo che non appena entra in palestra e lo guarda in lavagna va in panico, ma letteralmente in panico, perché è un esercizio molto impegnativo.
È uno di quegli esercizi stupendi, ma è molto, molto dispendioso a livello energetico. E oltre ovviamente ad avere un lavoro muscolare, perché è un multiarticolare, si chiama burpee, ancora non l'ho detto, si chiama il burpee. Attenzione, rimanete attaccati ancora, non andate via, nemmeno voi. Questo burpees, dove se lo guardi bene, questo esercizio, appunto, è un esercizio che, come puoi vedere, conta con un salto di andare a terra e con un altro salto di salire, e così continuo. La frequenza cardiaca alza moltissimo in un breve tempo, e questo è un altro esercizio che ti aiuta a migliorare moltissimo la resistenza, oltre che farti un mantenimento su tutti i gruppi muscolari. Corda e burpees sono due elementi che puoi fare ovunque, quindi per te che vai in viaggio, che vai in giro, sì Mario ma non ho tempo, corda e burpees, veramente due elementi che puoi portarti ovunque, non hai scuse, ma come possiamo vedere sulle scuse ci giochiamo tutti quanti, questo è un altro discorso. Nella sezione il coach ti parla, vai a dargli un'occhiata, ho spiegato anche questi concetti, pure un po' quelli mentali, che è un aspetto importantissimo. Vorrei qualche esperto appunto sull'aspetto mentale, sto cercando di invitare uno psicologo sportivo che vi farà capire tantissimi concetti molto belli. Quindi io, concludendo proprio con questo messaggio, ti dico grazie di aver guardato questo video, iscriviti al canale perché ci sono un sacco di novità, se ti va lascia un mi piace, al massimo proprio lascia un mi piace, noi ci vediamo domani, allenati bene. Show!